Buongiorno a tutti. Ci ritroviamo per parlare di un tema molto importante. Le feste si stanno avvicinando a grande velocità e noi non ci faremo trovare impreparati. Quest'oggi parliamo della regina delle feste, la bollicina. Innanzitutto, per affrontare questo tema è importante capire la differenza tra le bollicine. Delle bollicine italiane bisogna appuntare che attualmente in Italia, da nord a sud, tutti i produttori stanno facendo grandi bollicine, stanno lavorando molto bene nella spumantizzazione, ognuno con il proprio carattere. Nel senso che andando da nord a sud c'è chi produce bollicina con uve internazionali, quale Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Meunier, noto vitigno utilizzato per la produzione di champagne in Francia, ma tanti altri vogliono valorizzare il proprio territorio e la propria cultura del vino e quindi utilizzano i propri vitigni per produrre delle bollicine. Per esempio può essere la Premette in Valle d'Aosta, il Nebbiolo in Piemonte. Quello che realmente caratterizza e diversifica la bollicina, come dicevamo poco fa, è proprio il metodo di produzione. Principalmente per fare una bollicina sono due i metodi di produzione utilizzati. Il primo metodo è il metodo classico, il più utilizzato se vogliamo in comune per produrre bollicine fini e delicate. Il secondo invece è il metodo Charmat, detto anche Martinotti oppure Charmat Martinotti. Iniziamo dal primo metodo. Il primo metodo, come diciamo, metodo classico, è un metodo dove consiste nella seconda rifermentazione in bottiglia. Cosa comporta? La seconda rifermentazione in bottiglia, i lieviti stanno a contatto direttamente col vino nella bottiglia. È un metodo sicuramente un po' più laborioso, più complicato nella produzione, un po' più costoso se vogliamo, ma è là dove il produttore, sotto uno spazio di 12, 24, 60, delle volte 120 mesi, quindi dei tempi abbastanza importanti, riesce ad estrarre una qualità maggiore al prodotto, al vino. Quindi dando finezza, eleganza, una bollicina molto delicata e soprattutto ritrovando poi nella bollicina quello che noi amanti spesso cerchiamo, è anche la classica crosta di pane piuttosto che il burro o la brioche. Sono quei sentori che sono dati proprio dal contatto con il vino dai lieviti. Il secondo metodo di produzione invece, comunemente chiamato Charmat, a me piace chiamarlo Martinotti perché l'inventore di questo metodo è proprio italiano, Federico Martinotti, lo inventò nel 1895. Subito dopo Eugène Charmat, che soltanto nel 1910 provò a fare delle bollicine con lo stesso metodo di Federico Martinotti, lo brevettò però utilizzando i due nomi. Che cosa consiste? Nella rifermentazione, questa volta non più in bottiglia ma in un contenitore molto grande, un recipiente d'acciaio pressurizzato chiamato autoclave. Questo cosa comporta? Un metodo di produzione sicuramente un po' meno complicato, meno costoso e che dà alla fine uno spumante volutamente con delle caratteristiche diverse. Una bollicina un po' più energica, un po' più grande come dimensione, non così fine come il primo metodo, la rifermentazione in bottiglia, e soprattutto estrae degli aromi molto più fruttati, più aromatici, più gioiosi se vogliamo. Nei prossimi video vi parleremo concretamente degli abbinamenti da poter portare a tavola, che siate in famiglia o con amici. L'idea è di farvi passare delle feste di fine anno frizzanti al meglio e un inizio di un nuovo anno spettacolare. Quindi seguiteci, rimanete con noi e parleremo di tutti i momenti gastronomici insieme e gli abbinamenti proposti. Ciao!